Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito, per questioni di spazio mi devo sbarazzare di tanti libri che ho. Vi avevo già fatto un video tanto tempo fa, qualche anno fa, dove appunto vendevo dei libri. I libri sono più o meno gli stessi, però li faccio tutti a 1 euro. Io vi lascio il link dei miei feedback su Anobi, in modo che insomma potete vedere, li mando e non vi tiro il pacco. Comunque i libri li metto tutti a 1 euro più la busta e la spesa di spedizione. La spesa di spedizione è compiego di libri, che può essere semplice o raccomandata. Se scegliete semplice, il pacco non può essere rintracciato e non mi assumo responsabilità se le poste perdono il libro. Invece, con quella raccomandata, ovviamente vi fornirò il codice e con quel codice potete seguire il pacco. Qualche tempo fa, piego di libri costava 1,28 euro per quello semplice e 3,95 euro per quella raccomandata, però mi sembra che sia un pochino aumentato. In ogni caso, poi vi farò sapere più di preciso. Allora, parto con i libri. Allora, il primo libro che vi mostro è Notti al Circo, questo qua. Questo è un libro che io acquistai, mi sembra addirittura in Thailandia, in viaggio in Thailandia, ma che sinceramente non ho mai letto. Quindi questo comunque è messo molto molto bene, anche se non è nuovo. Poi, altro libro che invece è nuovo è Sex and the City. Per chi ancora non avesse letto il libro, io l'ho letto, non mi ha fatto impazzire e quindi ciao. Di James Patterson, Le donne del club omicidi. Questo è un thriller, a me questo scrittore piace molto e ve lo consiglio. Vi consiglio comunque tanti libri di lui, a me sono piaciuti molto. Se non l'avete letto, ve lo consiglio. Di Federica Bosco, Cercasi amore disperatamente. Anche questo è un libro praticamente nuovo che ho da tanti anni e non ricordo neanche se l'ho letto o no alla fine, però credo di sì, sembra nuovo. Non ho ricordi di questo libro. Un libro che sicuramente è nuovo, questo me l'avevano regalato, ma io non l'ho letto, cioè l'ho letto in formato PDF ed è La bambina con i sandali bianchi. Queste serie di libri qua della PM Best Seller a me piacciono molto, sono in genere racconti di storie vere di bambine, di donne. Insomma, mi piacciono molto e questo ve lo consiglio. Tra l'altro è nuovo. Poi un altro giallo, Divisa in rossetto. Questo qua. Questo non mi ricordo neanche chi è che me l'aveva regalato, non l'ho letto. Virus. Io ovviamente vi mostro titoli e casomai ve li lascio anche scritti. Poi andatevi a vedere voi le recensioni, se no qui viene un video lunghissimo. Poi di Stephen King, questo. Che ho letto, ma che non ricordo assolutamente. Comunque, anche questo è tenuto molto bene, quasi nuovo. Intervista con il vampiro. Sicuramente avrete visto il film con Brad Pitt. Io ho letto anche il libro è carino, come è carino anche il film. Poi un altro libro nuovo è questo qua di Arthur Conan Doyle ed è Il mondo perduto. Il silenzio dell'innocenza, questo qua. E sempre di James Patterson, anche questa è una serie di libri però in realtà, e questo mi è piaciuto tantissimo, questa serie, L'esperimento di Angel, è un libro che a me è piaciuto. Poi, altro libro è Al diavolo piace dolce, un libro che sinceramente a me non è piaciuto granché, però è proprio il genere che a me non piace. Se potessi tornare indietro, questo è un libro che invece mi è piaciuto, ma che do via perché per questioni di spazio non posso tenere, ho scaricato l'ebook tante volte volessi rileggerlo e questo lo vendo. Il diavolo è la signora Prim. Questo qua lo trovai non mi ricordo dove e non l'ho mai letto, vi dico la verità, però non mi ispira e quindi lo do via. Poi, altro libro nuovo, tra l'altro anche molto carino, Billy Bones, L'armadio dei segreti. È un libro carino che è adatto anche ai bambini, nel senso io l'ho letto da adulta, però è più indicato ai ragazzini. Altri libri, anche questi nuovi, sempre della PM. Allora, sono Con il Sari Rosa, un bellissimo libro. La parrucchiera di Kabul. In realtà questi mi sono piaciuti tutti, però questi sono nuovi perché anche questi qua io li ho in ebook e il libro in cartaceo non l'ho letto. La danzatrice bambina. E l'ultimo, Il sentiero dei sogni luminosi.
Il maestro e la Margherita, anche questo, vabbè, è un libro che credo tutti conosciate, comunque per chi non l'avesse letto, il libro è nuovo quasi anche questo. Federico Moccia, Ho voglia di te, questo mi è stato regalato e mi sono rifiutata di leggerlo, questo. Poi ho Fuga dal Natale, questo qua ha perso la copertina, la sovracopertina, comunque il libro è intatto e le pagine, è un pochino ingiallito, però insomma praticamente è nuovo. Poi La foresta degli amori perduti, sempre di James Patterson, Il diario di Susanna, anche questo molto molto carino come libro, mi è piaciuto tantissimo. Di Stefano Benni, Elianto, io non ho un buonissimo rapporto con Stefano Benni, so che piace a molti, a me sinceramente non fa impazzire. Questo tra l'altro era di una vecchia biblioteca che poi ha chiusa e quindi ha dato i libri e io ho preso questo. Alla Melograno, questo è imbustato, non l'ho mai letto. Anche questo, boh, non so perché l'ho preso, poi in realtà non mi ha mai ispirato. Poi La figlia della giusta ossa, anche questo è un libro molto molto carino. Vendute, c'è la trilogia Thomas Harris del Silenzio degli Innocenti. Il primo è un po' messo maluccio, però per un euro si continua a leggere. Allora, il primo appunto è Il Silenzio degli Innocenti e poi c'è Hannibal e Il delitto della terza luna. Questi sono tre che vanno uno dietro l'altro, però insomma potete acquistarne anche solamente uno. Poi Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, poi Accade tutto in una notte, Atherland, questo qua mi è piaciuto moltissimo, Quella stronza del mio capo, questo qua l'ho preso, lo comprai usato, e un librettino che si legge. Poi L'oro dell'Inca, questo qua ha sempre il prezzo in lire, ma in realtà è praticamente nuovo. Poi di Nicola Sparks, Le parole che non ti ho detto, è il libro che poi insomma ci hanno ricavato il film. Sempre del solito autore e sempre un libro che poi è diventato un film, I passi dell'amore. Il libro mi è piaciuto abbastanza, però il film mi è piaciuto di più stranamente, quindi il libro lo do via, anche questo è praticamente nuovo. Il diario di Bridget Jones, Mievo, Il prato in fondo al mare. Poi Il sole nel ventre, questo qua è un libro un po' vecchio, ma che vi consiglio perché è assolutamente un bellissimo libro. Poi Quelli che ci salvarono, questo è un librone enorme però che mi è piaciuto tantissimo. Poi Il gatto meccanico, Gianni Spinelli, Per sempre Stargirl, io non so se avete letto il primo che si chiama Stargirl, è bellissimo e questo è il secondo. Comunque poi se dei libri volete avere delle foto in più, insomma io vi mando anche le foto, se, insomma, per avere un po' più di informazioni. Poi sempre di Stephen King, Stagioni diversi con il racconto Stand by Me, Ricordo di un'estate. Una vita diversa, anche questo è un libro che mi è piaciuto abbastanza. Poi di Janet Ivanovic, non so come si pronuncia, Cacciatrice di tagli, questa qua è una serie in realtà e questo è il primo volume. Mi piacciono molto i libri di lei e anche questo ve lo consiglio. Torno dall'India, Il cavaliere irlandese, anche questo mi è piaciuto tanto. Joyce, Gente di Dublino, anche questo vabbè è un libro abbastanza famoso. Poi di Kipling, Il riscio fantasma e altre storie fantastiche. Per ultimo, anche questo lo comprai in Thailandia, in un negozio di libri usati, Sotto il cielo dell'Africa. Quindi questi sono i libri che metto a un euro, appunto, più spese di spedizione e la busta per la spedizione. Trovate comunque tutte le informazioni scritte giù nell'info box e vi lascio anche i titoli con gli autori, così se volete andare a vedere un po' la trama potete andarla a vedere. Poi appunto vi lascio anche il link dei feedback su Anobi, perché è tanti anni che comunque i miei libri usati li vendo oppure li scambio e perlomeno avete anche dei feedback. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!